Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di uno dei paesi Arbresce della provincia di Cosenza. Siamo a Vaccarizzo Albanese, il paese si trova a 450 metri sul livello del mare e conta 1300 abitanti. Vaccarizzo Albanese si affaccia sul Mar Ionio ed è incorniciato dagli uliveti. Non dico altro, la parola alle immagini. Io sono nata in questo paese, non è un paese che offre tantissimo, però ancora si vive a dimensione umana, perché, non so, anche se molte cose sono sparite, come la ghitonia, per esempio, no? Io sono cresciuta in mezzo a tante persone qui che ero figlia di ognuno di loro, ecco, non c'era differenza tra, non so, mia mamma oppure la signora che stava qui sotto o quella che stava più su. Queste ghitonie di una volta non esistono più. Ma ancora è rimasto quel volersi bene, quel ritrovarsi, quell'essere una grande famiglia, sia nelle belle occasioni che, ecco, anche nel dolore, insomma. Io sono stata fuori per molto tempo perché sono stata all'università, ho studiato, però poi ho voluto rientrare. Ho voluto lavorare, non proprio qui perché non era possibile, però in un paese vicino. Ecco, sono stata a Rossano per ben 32 anni. Ogni tanto, nonostante, ecco, ami il mio paese, sento però anche l'esigenza di uscire. Però mi piace sempre tornare. Molti della mia età, ecco, sanno lavorare l'uncinetto, come sanno anche ricamare, perché un po' le nostre nonne e le nostre mamme lo facevano. Ce l'hanno un pochino trasmesso questo amore e noi continuiamo a farlo un po' per noi stessi più che altro, perché prima, ecco, lo si faceva perché si vendevano le cose, adesso non più, adesso lo facciamo per il nostro piacere, per avere delle cose belle un po' per casa. Ecco, questo è una lista molto lunga che io sto facendo un po' per mia sorella, perché ha un mobile molto lungo, quindi le piacerebbe averlo tutto qui. Merdita Gitra, buongiorno a tutti gli spettatori di questa trasmissione. Diamo il benvenuto a Vaccarizzo Albanese. Ci troviamo in un lembo di Calabria che ha accolto la nostra popolazione che, fuggendo dall'invasione ottomana dell'Albania di 5 secoli addietro, all'indomani della morte del nostro eroe che ci trattenne lì con lunghe guerre, decisero poter continuare a pregare il proprio Dio di trasferirsi al di qua del Mediterraneo. E fra i tanti luoghi, diciamo, fecondati da queste genti che fuggivano all'invasore ottomano, ci sono anche queste colline che, come dire, dando l'ingresso alla Sila Greca, si affacciano sul Mar Ionio, sull'antica piana di Sibari. Gli albanesi trovarono un terreno abbandonato, una situazione molto difficile, e con sacrificio e con lavoro riuscirono a costruire delle comunità che per 5 secoli hanno avuto la forza di mantenere le proprie tradizioni e soprattutto la propria lingua, che è stato il collante che ha tenuto molto legate a queste comunità e la nostra in particolare. Quindi qui incontrerete, sentirete sonorità assolutamente uniche e particolari che non esistono in nessuna parte del mondo e che forse raccontano proprio di quello che è l'Italia, che non è un popolo ma un insieme di tanti popoli. È una comunità molto coesa e che ha fatto del lavoro, del sacrificio e dell'attenzione anche al passato la forza di costruire il proprio futuro. L'olivo è parte della nostra cultura e parte delle nostre famiglie, è stato lo strumento di tenuta delle famiglie ed oggi è anche il nostro ambasciatore nel mondo. Il nostro paese in particolare si pregia per essere un paese molto, molto ben mantenuto, dove la cura dei cittadini in particolare ha fatto sì che numerose slarghe, numerose piazzette fossero mantenute secondo stilemi classici, stilemi particolari che raccontano di una vita semplice, ma di una vita vera, di una vita vissuta nel vicinato. Peraltro il centro storico è stato completamente rimesso,
secondo questi stilemi, usando anche delle pietre, delle tecniche diciamo, architettoniche locali, e quindi siamo orgogliosi di poter accogliere il turista sempre con cura e con attenzione. Abbiamo avuto Pasquale Scura, che è stato ministro nel governo provvisorio con Garibaldi di Grazia e Giustizia, che ha ideato, scritto di proprio pugno, la formula del plebiscito napoletano che ha fatto l'Italia. E quindi quella mucca che è nel nostro gonfalone, quella collina spoglia che noi abbiamo riempito con il nostro lavoro di vigneti, di oliveti e che abbiamo abbellito, credo che sia il senso migliore del nostro senso di sacrificio e della nostra serietà e della nostra severità di comportamento. La chiesa di Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza osserva il rito greco-bizantino con Papas Elia Agi. Andiamo a conoscere la parrocchiale dedicata a Santa Maria di Costantinopoli. La disciplina dei sacramenti nella chiesa bizantina è un po' diversa. La fede è la stessa, però la forma in cui essa si esprime è distinta. I primi tre sacramenti di iniziazione cristiana, battesimo, cresima ed eucaristia, vengono amministrati al lato del battesimo. E il battesimo viene effettuato per immersione, proprio questo simbolo della morte e risurrezione in Cristo, no? Tre volte si immerge il bambino e poi risorge. Anche l'architettura, diciamo, di una chiesa bizantina esprime un po' anche la sua teologia. Siamo abituati ed è così nella tradizione bizantina, di avere l'iconostasi, che è questo, possiamo dire, muro di icone che separa l'altare dalla parte del popolo. A Vaccarizzo ancora non c'è, perché ovviamente nella storia la comunità bizantina ha sofferto un po' dell'influsso latino. Questo muro di icone adesso da noi è in qualche modo accennato da queste icone che vedete in piedi, a mo' di iconostasi. In effetti non separa l'iconostasi, ma apre a una visione di Dio, perché l'icona è una finestra verso l'assoluto, verso Dio. Che per noi nell'icona c'è la presenza di Dio, c'è la presenza della Madonna, una presenza quasi sacramentale. Oltre alla Madonna e il Cristo c'è il San Francesco di Paola, che qua è ovviamente molto sentito, è diciamo il secondo patrono, se possiamo dirlo così, perché è interessante anche come fatto storico, coincide un po' alla venuta degli albanesi in Italia. Le feste portano sempre allegria, tanta gente, e questo è bello perché si sente quella comunione attorno proprio alla Madonna, no? Attorno alla Chiesa. Poi la festa con la processione, abbiamo un'istituzione qua in paese che è la banda. È il choros, il lampadario simboleggia la luce di Cristo. Il trono ha un ruolo importante nel nostro rito, perché quando il sacerdote esce per incensare la chiesa, la prima cosa che incensa è il trono, ma non il trono in sé, il legno, ma ciò che esso simboleggia, perché quando il vescovo non c'è, perché il trono è del vescovo, solo il vescovo si siede, è Cristo che siede e presiede. Viviamo il rito greco-bizantino, però seguiamo le date, ovviamente essendo in Italia dobbiamo anche essere integrati. Cosa possiamo dare ai ragazzi? Non tanto il biliardino, piuttosto che la gita fuori porta, ma coltivare la loro anima, o di più, costruire una casa con i fondamentali della fede dentro di loro.
Con uno chef scopriamo alcuni piatti della tradizione del luogo e altre tipicità di Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza. Siamo a Vaccarizzo Albanese, rappresentati da due ragazzi vestiti con il costume tipico. Abbiamo i salumi che usiamo come antipasto, tipo il guanciale, la soppressata e la salsiccia fatta con il pepe rosso. Poi abbiamo il formaggio pecorino, una bella forma stagionata un anno, e in più delle olive rossanese che si conservano in salamoia e si usano come antipasto. Poi abbiamo i broccoletti con la salsiccia, i friarielli con la salsiccia rossa. E in più abbiamo le freselle, i taralli e il pane casereccio. Poi i primi piatti fatti con i fusilli fatti in casa con della pasta all'uovo e tirati al ferretto, conditi con un ragù di caprettone, molto saporiti e buoni. Poi c'è una lagane ceci, fatta con i ceci e il finocchietto selvatico, che si usa pure il periodo invernale. Tutti conditi con un po' di olio extravergine a crudo della zona. Poi abbiamo dei dolcetti tipici, la riganella, dolce tipico pasquale, che si usa nel periodo di Pasqua, è una pitta farcita con delle noci, mandorle, uvetta e pinoli, tutta farcita e cotta al forno a legna. In più abbiamo un dolce per il matrimonio, si chiama il mustazzuolo. Gli sposi, alla fine della cerimonia, devono tirare questo dolce, uno da un lato e uno dall'altro. E chi si contenta il pezzo più grosso è quello che poi al futuro avrà il dominio della famiglia. A seguito a questo abbiamo un ottimo vino locale, il Purer, che si abbina con tutti i nostri piatti e le nostre pietanze della zona. Abbiamo un ristorantino tipico locale sulle colline di Vaccarizzo Albanese. Siamo aperti da oltre 50 anni come attività locale, molto panoramico. E siamo sulle 750 metri di altitudine a livello del mare. Noi abbiamo una generazione che facciamo tutti i cuochi, dal nonno al mio papà. Siamo tutti quanti in famiglia che facciamo gli chef e coltiviamo questa passione per la cucina. E con un agronomo di Vaccarizzo Albanese andiamo alla scoperta degli uliveti e di un olio davvero speciale che viene esportato in tutto il mondo. Ci troviamo nell'agro di Vaccarizzo Albanese. Questi sono terreni in cui i nostri avi albanesi, arrivati intorno al 1400, hanno impiantato le piante che vediamo. Sono terreni difficili da coltivare, sono i terreni che furono concessi dai signori dell'epoca ai nostri avi. Da queste piante oggi non riusciamo a ricavare un olio di qualità ed è per questo motivo che sono sorti i nuovi impianti. L'olivicoltura tradizionale ha lasciato posto e spazio all'olivicoltura moderna, quindi abbiamo impiantato nuove cultivar, utilizziamo nuovi metodi di raccolta e di produzione per ottenere oli che in questo momento sono alla ribalta per la loro qualità. Tutte le famiglie o quasi hanno un appezzamento di terreno, coltivano delle piante di olivo e quindi producono annualmente dell'olio che consumano in famiglia oppure vendono agli amici o ai parenti. Noi ci siamo specializzati maggiormente anche perché nostro padre ha nel corso degli anni fondato un'azienda molto grande e quindi si è specializzata.
e da questo punto di vista l'attività di commercializzazione viene implementata per andare sui mercati internazionali e quindi portare il nome di Vaccarizzo in tutto il mondo. L'olio che in questo momento diciamo ha il maggior successo sul mercato è un olio dai sentori di pomodoro, da sentori erbaci, quindi l'oliva quando viene raccolta fresca riesce a dare quel piccante e quell'amaro che devono essere però armonici, quindi non dare poi sensazioni spiacevoli in bocca. Un olio dall'intenso profumo, un olio che quindi colpisce subito quando proprio si apre la bottiglia o si versa nel piatto per condire la pietanza e rimane veramente impresso. Andiamo a conoscere il signor Angelo che a 87 anni porta avanti la tradizione dei falegnami di Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza. Stavo andando in Sudafrica che c'era un fratello e poi non mi hanno preso la visita, sono rimasto qui e ho lavorato qui poi, e non mi sono spostato proprio di Vaccarizzo. Avevo un fratello io che era falegname e allora sono cresciuto con loro e messo solo col fratello mio che mi ha insegnato il mestiere. Non ho avuto un maschietto, perché se non avevo avuto un maschietto ci avevo messo una fabbrica e guadagnavo anche i soldi, purtroppo tre femminucci, e sono contento lo stesso che mi vogliono bene, mi vogliono trovare, mi chiedono qualche cosa e li faccio e loro ci regalano anche agli amici loro e io a disposizione sono per la famiglia mia e mi vogliono bene, dico la verità, mi vogliono tutti bene. Sono cose che passa il tempo, sopra mobili, che sono andato fino pure in Svizzera, a Milano, li vedono a mia figlia, i figli miei, gliele chiedono e io ce le mando e ci regalano. Nemici a Vaccarizzo non ce n'ho, né a Vaccarizzo né a San Cosimo, per tutto il mondo io nemici non ce n'ho. Mi vogliono tutte bene perché mi conoscono e quindi sono contento anche di questo. Sto pagando pure le tasse, non è che sono contrabbando, io proprio sono a posto al 100%. Oltre 10 sono usciti da falegname da me, tutti giovani, eppure certi sono pure morti, poveretti, che sono a Milano, sono tutto fuori, perché il fatto poi di lavoro qua non c'era niente e sono migrati, poveretti. E adesso ho queste macchine, non so se le voglio vendere, che non le vuole nessuno, non ci sono i giovani che possono pigliare. Sì. E vanno a finire a farlo vecchio queste qui. Se viene un giovane, gliele do con 4 soldi, eppure perché a casa mia sto tenendo, se dovevo pagare in affitto, non potevo tenerle queste qui.
E con l'assessore alla cultura andiamo a presentare il Museo dei Costumi e degli Ori Arbrescia e le manifestazioni di Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza. Ci troviamo all'interno del Museo del Costume Arbrescia, che è stato creato per volontà del papà Giuseppe Faracco intorno agli anni Ottanta e ospita i principali costumi delle nostre zone. Il costume Arbrescia è caratteristico perché è molto ricco, di fattura molto elaborata. C'è il costume di nozze, il vestito da sposa, in pratica ci si sposava vestiti così, con il velo, molto prezioso perché c'è quella bordatura che si trova in fondo alle sottane, stava ad indicare le possibilità economiche della famiglia. C'erano poi gli altri costumi, quelli che venivano indossati nelle occasioni meno importanti. Al piano superiore c'è un'esposizione di quelli che erano i monili, potremmo definirli, perché più che gioielli erano degli ori particolarmente elaborati che venivano indossati sempre nelle occasioni più importanti. Le manifestazioni sono il concorso dei vini Arbrescia, che è stato voluto dall'amministrazione soprattutto per valorizzare quella che è la produzione vinicola delle nostre zone. E poi c'è il Suoni di Minoranze, la rassegna del costume Arbrescia, che invece si svolge nella prima decade di agosto. Andiamo a prendere parte a queste nostre rappresentazioni perché oltre a visitare il paese nel periodo estivo ci sarà la possibilità di assaggiare i nostri prodotti e di ascoltare le nostre musiche e le nostre canzoni. Io sono Rachele, sono nata qua a Vaccarizzo, in un paese bellissimo e ne sono orgogliosa. Perciò vi invito a venirla a vedere, a visitarla perché ci sono delle cose belle da vedere. Abbiamo molte tradizioni tramandate dai nostri nonni e genitori. Siccome noi parliamo qua l'albanese, è una lingua, non un dialetto, una lingua. E quindi io adesso l'invito ve lo voglio fare in albanese. Ngini Vaccarizz, sia bello. E chi in un sacco i fini sul visa satrune un sacco di vashist bucra gagnunt bucra ma che mi sul visa bucra quindi nghini Vaccarizz. Dopo avervi mostrato le nostre bellezze, la nostra storia, il nostro l'ambiente che abbiamo curato da secoli, ora qui riassunto abbiamo anche un po' di profumi, di sapori e soprattutto anche queste belle giovani con i costumi albanesi. Noi vorremmo, come dire, farvi un ultimo invito, lo faremo in Arbrescia, perché vorremmo che veniste di persona a conoscere questi luoghi così gradevoli. Quindi, Mirse Navine e Miru Posh.
Vaccarizzo Albanese, in provincia di Cosenza, con la simpatia della sua gente vi aspetta. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana per scoprire gli itinerari di Borghi, e per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Vaccarizzo Albanese, viva la provincia di Cosenza, ciao!